Da un virus gigante a creature simili a zombie, fino a un teschio nelle radici. Iscrivetevi al canale e scorrete la lista per capire di cosa stiamo parlando. Numero 13. Virus gigante. Non serve certo dire quanto sia terrificante trovare un virus congelato nel tempo. Questo, trovato nel permafrost siberiano e ritenuto vecchio di 30.000 anni, è tornato in vita. Una volta scongelato, è diventato nuovamente infettivo. Basterebbe soltanto questa frase per farvi venire i brividi. Un virus che è tornato in vita è una scena da film dell'orrore. Ma prima che vi facciate prendere dal panico, gli scienziati affermano che questo virus non rappresenti una minaccia per gli esseri umani. Che sollievo sentirlo! Ma perché è considerato gigante? Perché, a differenza di altri virus trovati, questo può essere visto al microscopio. Si tratta infatti del virus più grande mai trovato, con una lunghezza di 1,5 micrometri. Può essere paragonato a un piccolo batterio. Numero 12. Zombie. Aspetta, zombie? Siamo in The Walking Dead o cosa? Ma prima di iniziare a prepararvi per l'apocalisse, niente panico. Si tratta di piccoli cosiddetti zombie che sono rimasti congelati nel permafrost artico per oltre 20.000 anni. Sono stati trovati nel fiume Alazeia, in Siberia, nel 2021 e riportati in vita dagli scienziati. Non solo li hanno fatti rinascere, ma hanno anche prodotto dei cloni in un laboratorio in Russia. Sembra terrificante, già, ma scopriamo qualcosa di più su questi piccoli zombie. Innanzitutto si chiamano rotiferi bdelloidi. Questo suona certamente meno terrificante dei non morti. Si tratta comunque di animali microscopici multicellulari che vivono in ambienti d'acqua dolce e che esistono da circa 50 milioni di anni. Numero 11. Stanza del soldato. Sono passati più di 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Eppure, questa stanza, appartenuta a un soldato francese caduto in guerra di nome Hubert Rochereau, è rimasta esattamente la stessa. È come se la stanza fosse stata congelata nel tempo. In questo filmato l'attuale proprietario, Daniel Fabre, offre un tour della stanza in modo straordinario. Si può vedere la giacca del soldato appoggiata su un cavalletto e i suoi libri e le foto che prendono polvere sulla mensola del camino. È affascinante e terrificante allo stesso tempo vedere tutte quelle cose sparse in giro. Ma com'è possibile? Dopotutto è passato più di un secolo. Ebbene, è tutto merito dei genitori del soldato che hanno mantenuto la sua stanza esattamente com'era il giorno in cui è partito per il fronte. E quando decenni dopo, nel 1935, vendettero la casa, fecero firmare ai nuovi proprietari una clausola che stabiliva che la stanza non sarebbe stata modificata per 500 anni. Numero 10. Aereo nel Sahara. Dopo aver parlato della stanza risalente alla Prima Guerra Mondiale, adesso guardate questa incredibile scoperta risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Un aereo da guerra RAF Kitty Hawk completamente intatto è stato ritrovato nel deserto del Sahara 70 anni dopo il suo schianto. L'aereo da guerra è scomparso durante un volo da una base all'altra il 28 giugno 1942. E sembra che sia stato abbandonato e poi perso fino a quando un operaio del settore petrolifero lo ha ritrovato nel 2012. Il fatto che sia stato ritrovato intatto, quasi in grado di volare, è semplicemente incredibile, non credete? Numero 9. Villaggio congelato. Adesso torniamo indietro di migliaia di anni, prima ancora delle guerre mondiali, per mostrarvi una scioccante scoperta compiuta dai ricercatori dell'Università di Cambridge a 1,82 m di profondità sotto l'attuale superficie del suolo. Hanno trovato una casa vicino a Whitsley, in Inghilterra, risalente a un periodo compreso tra il 1200 e l'800 a.C. Secondo i ricercatori, l'insediamento era una casa rotonda divorata da un incendio circa 3.000 anni fa. Ciò che rende sconvolgente questa scoperta è il fatto che gli oggetti che normalmente si sarebbero decomposti erano in realtà conservati nel limo del fiume. E che ci crediate o no, gli studiosi hanno trovato anche tazze, ciotole e pentole con dentro del cibo. Numero 8. Lago dell'Antartide. In un canyon all'interno degli altopiani della Princess Elizabeth Land in Antartide, a circa 3 km sotto il ghiaccio, gli scienziati hanno scoperto qualcosa che li ha sconvolti. Stavano volando su un aereo da rilevamento dotato di diversi strumenti scientifici, tra cui dei radar. Quando uno dei radar è stato puntato verso la calotta glaciale, a circa 500 km dal bordo della banchisa, ha mostrato un riflesso luminoso e brillante. Si è scoperto che lì c'era un lago, e anche piuttosto grande, chiamato Lago Snow Eagle.
È lungo circa 42 km, largo 15 e profondo tra i 150 e i 200 metri. I depositi sul fondo del lago sono profondi dai 200 ai 300 metri e potrebbero includere i sedimenti fluviali più antichi della stessa calotta glaciale. È semplicemente incredibile. Numero 7. Grotta sepolcrale. Il 13 settembre 2022, appena a sud della capitale israeliana Tel Aviv, nel parco nazionale di Palm Akim, si stavano svolgendo dei lavori di costruzione quando una rospa meccanica è incidentalmente penetrata nel tetto di qualcosa di incredibile. A 2,5 metri di profondità si trovava una grotta nascosta che sembrava congelata nel tempo. Una squadra di archeologi è stata immediatamente chiamata e, quando è arrivata sul posto, non ha potuto nascondere il proprio entusiasmo. All'interno della grotta c'erano attrezzi che non erano stati toccati da oltre 3.300 anni. Gli archeologi erano così stupiti che hanno descritto questo incredibile ritrovamento come una scoperta unica nella vita. Hanno trovato decine di vasi di ceramica di varie forme e dimensioni, tra cui ciotole profonde e poco profonde, alcune delle quali contenevano addirittura delle ossa. Questo sì che è terrificante. Gli archeologi hanno constatato che la grotta fungeva da luogo di sepoltura del XIII secolo a.C., durante il governo del faraone egiziano Ramses II. Numero 6. Mummie perfettamente conservate. Nell'ottobre del 2019 gli archeologi hanno scoperto in Egitto qualcosa che li ha lasciati sbigottiti. Vicino a uno dei templi più famosi della Valle dei Re, nella città di Luxor, hanno portato alla luce 30 antiche bare sovrapposte, ricoperte di dipinti ancora intatti e vivaci come un tempo. Questo è semplicemente incredibile, ma la vera sorpresa è stata trovata all'interno delle bare, dove sono state rinvenute mummie perfettamente conservate e avvolte nella stoffa. Gli archeologi sono convinti che le persone sepolte in queste bare fossero di alto rango, probabilmente sacerdoti, ma nulla è stato ancora confermato. Numero 5. Cavallo antico. In Italia, precisamente nella città di Pompei, gli archeologi si sono imbattuti in qualcosa di sconvolgente. Si trattava di un antico cavallo conservato nella cenere dopo la famosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C., che rase al suolo la città. La cavità ricoperta di cenere scavata dal corpo del cavallo era così ben conservata che gli archeologi sono stati in grado di iniettarvi del gesso liquido, facendolo assomigliare ad una statua appoggiata sul fianco sinistro. Per quanto riguarda le dimensioni, il cavallo era alto più di 1,5 metri, una misura notevole per i cavalli del periodo romano. Numero 4. Dinosauro corazzato. Alcuni minatori del Canada hanno trovato un dinosauro a forma di carro armato lungo ben 5,5 metri, chiamato Nodosauro. La bestia era così ben conservata da sembrare essere stata congelata nel tempo per oltre 100 milioni di anni. Quando i ricercatori sono arrivati sul posto, non si sono nemmeno resi conto che l'animale fosse un dinosauro. Pensavano che si trattasse di qualche altra creatura marina preistorica, dato che prima di questa scoperta ne erano state trovate altre in una miniera a circa 20 km di distanza. Immaginate il loro shock quando hanno capito che si trattava di un nodosauro. La bestia di 1360 kg è così autentica da sembrare una statua terrificante. Numero 3. Volpe ghiacciata. Immaginate di pattinare su un lago ghiacciato. Qual è la cosa peggiore che può accadere? Certo, il ghiaccio potrebbe rompersi, questo era abbastanza ovvio. Ma un'altra cosa terrificante che può succedere è vedere qualcosa di spaventoso congelato sotto la superficie del lago. Si trattava di una povera volpe. Sicuramente non è stato un bello spettacolo per Jeffers Sandstrom, la persona che l'ha trovata. Numero 2. Teschio nelle radici. Non è un mistero che nei boschi si possano vedere cose spaventose. Su questo canale ne abbiamo visti parecchi, ma niente può battere questo spettacolo letteralmente terrificante. Si tratta di un teschio incastrato tra le radici di un albero, e una volta che lo si vede la prima volta, non si può più fare a meno di guardarlo ancora. Come sia finito lì non lo sa nessuno e forse non si vuole neanche sapere. Numero 1. Creatura congelata. Dopo aver trattato l'immagine a sinistra dell'anteprima di oggi, è giunto il momento di parlare di quella a destra. Forse non è terrificante come il teschio sull'albero, ma è alquanto spaventosa. Mostra una persona intrappolata nell'acqua ghiacciata che indossa una specie di maschera o qualcosa di simile. Pensate che sia davvero un essere umano? Qualunque cosa sia, è uno spettacolo orribile. Che cosa ne pensate di tutti questi episodi? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.